Deepscript, un romanzo scritto da Tolkien, abbiamo deciso di iniziare a scrivere la prima pagina del diario di Bilbo. Proviamo ad immaginarci di essere Bilbo e dopo, alla fine di questo mercoledì, ci stendiamo a letto e prendiamo il diario e iniziamo a scrivere, iniziamo a sfogarci e iniziamo appunto a confessarci, diciamo, al nostro diario ciò che è successo in questo stranissimo mercoledì nell'incontro con i nani e con Gandalf e di tutte le sue aspettative e paure. Caro diario, questo è uno dei giorni che non mi dimenticherò mai. Prima di tutto avevo invitato Gandalf a prendere il tè. Facevano domande, mi parlavano di cose che non riuscivo a capire. La testa iniziò a girare e probabilmente sono svenuto. Del resto ricordo poco, dovevo partire, ma... Quasi dimenticavo, insieme a questi nani c'era anche Gandalf che mi disse che mi aveva scelto come 14° avventuriero. Io rifiutavo... Venni trasportato dalla musica e dimenticai qualsiasi altra cosa. Poi Gandalf tirò... Io fui coinvolto e commosso e desideravo di fare questa avventura con Gandalf e i nani. La prima pagina del racconto descrive la casa del nostro protagonista, Bilbo Baggins. Descrizione che sarà fondamentale nelle pagine del racconto perché ci spiegherà e ci ha spiegato un po' di aspetti di Bilbo e delle sue. Era abbastanza grossa per una sola persona e era molto ordinato e tutta la casa era ricoperta di tappeti. E era tutto su un solo piano e aveva su un solo corridoio avevano tutte le stanze. A sinistra erano tutte le stanze più belle perché avevano le finestre che davano sulla cascata. E aveva diverse cucine e gli piace molto avere ospiti. E infatti la casa di Bilbo è molto ordinata e ha un sacco di stanze e soprattutto cucine perché gli piace molto mangiare. Bilbo è un hobbit, fa parte della famiglia Baggins, una famiglia molto stimata da parte degli hobbit. In Bilbo Baggins ci sono due parti, la parte Took e la parte Baggins. I Baggins sono prevedibili, sedentari e non amano le avventure. Le avventure sono brutte, fastidiose, scomode e fanno far tardi a cena. Bilbo è molto pigro e non vuole fare praticamente nulla. Lui fa sempre le solite cose ed è molto prevedibile. Infatti, quando una persona gli deve fare una domanda, sa già la sua risposta. In antri oscuri e teso. Bilbo, mentre ascolta la canzone dei nani, si ricorda, praticamente inizia a viaggiare nei posti in cui i nani raccontano nella canzone e dopo un certo punto desidera di impugnare la spada al posto del bastone da passeggio. Gandalf conosceva già che il piccolo hobbit aveva un lato avventuroso, il lato Took. Inoltre ci fa capire che Gandalf è molto misterioso perché potrebbe sapere molte altre cose che non dice. Io dico che è uno scassinatore. Scassinatore è, o lo sarà al momento opportuno, è più in gamba di quanto voi non possiate indovinare, e assai più di quanto egli stesso immagini. Mi auguro che possiate tutti sopravvivere per ringraziarmi ancora. È misterioso e anche autorevole per i nani, perché tutti lo ascoltano e un po' sono intimoriti quando lui, diciamo, urla, non proprio urla, però dice con potenza questa frase. In questo momento in cui Gandalf dice questa frase, significa che Gandalf
prova fiducia in Bilbo, anche se significa coinvolgere in questa avventura un piccolo hobbit. Gandalf dice questa frase agli altri nani perché sa che dentro Bilbo si è risvegliato il lato Took durante la canzone. Che vuol dire che non vuole più avere una vita noiosa come da Baggins, ma vuole avere avventure e aiutare i nani. La parte Took è la parte della madre di Bilbo e i Took erano una famiglia più avventurosa in confronto ai Baggins e i Took a loro volta non erano rispettati dal vicinato. E le salta fuori questo lato Took che ha una voglia imprevedibile di fare avventure. Il lato Took lo pervade e sente il desiderio di prendere la spada invece che passare da passeggio e di avere non la sua vita noiosa da Baggins, ma una vita avventurosa con il suo lato Took. In Bilbo si risveglia il lato Took e vuole partire per l'avventura. Bilbo si immedesima nella canzone e capisce che i nani hanno veramente bisogno di lui e quindi decide di aiutarli e partire per questa avventura ignota. Abbiamo iniziato a leggere L'Hobbit, uno dei romanzi scritti da Tolkien. Ci siamo soffermati su una delle prime pagine in cui lo scrittore introduce e racconta come sarà la storia. Di questa pagina abbiamo notato alcune parole che ci fanno capire il senso e quello che sarà della storia in seguito. Abbiamo avventura che ci fa capire che sarà un romanzo avventuroso, imprevedibili anche guadagnò e quindi tante parole che appunto ci fanno immaginare cosa potrebbe essere successo e cosa potrebbe succedere. E infine anche delle congiunzioni, anche ma se, che ci aiutano, per quanto possano essere piccole, a comprendere e ad aggiungere significati in più. Abbiamo iniziato a capire la differenza tra riraccontare e riassumere. Per riraccontare bisogna elencare i fatti, invece per riassumere bisogna aver capito il senso. Riracconto, riassumo, rielaboro. Ehi, signor Bilbo, dove andate? Non posso fermarmi a cercarti! Tardi per cosa? Sto